Bene, ora quello che faremo è, queste, passare con lo spillo, questa cosa qua, con il fermacapelli, scusate, il filo dentro questo buco. E lo tiriamo, ci aiutiamo con un paio di pinze. Eccoci. Ecco a cosa serviva il fermaglio per capelli. E adesso facciamo un nodo. Facciamo girare e formiamo l'otto. Ecco. Tiriamo così e lo cerchiamo di serrare un po' piatto, che resti un po' di profilo piatto, così. Ok. Tagliamo l'eccesso con il coltello. Questo è materiale sintetico. Eccoci. Magari lo schiacciamo un po' con le pinze. Questo è tutto spiegato sui video della pagina web di Zero Shoes. E poi il tipo usa anche un accendino, eccolo qua, per rafforzare un attimo il nodo. Questo è materiale sintetico, è nylon, quindi diventa una specie di plastica, si indurisce tipo una plastica. Lo scaldiamo senza fargli prendere fuoco. Una volta che è caldo, così lo schiacciamo. Vedete? Diventa proprio una specie di tassello che andrà a bloccare il laccio sotto la scarpa. Quindi adesso andiamo a tirare il laccio e dovremo far sì che il piattino appena formato, questo qua, questo stop, venga rivolto verso l'avanti della ciabatta, così come vedete. Dunque, ora arrivato a questo punto, ho fatto passare il laccio in questo primo punto, il punto più esterno, vedete. Lo metto un po' in tensione, più o meno che si adatti al mio piede. Tiro così, ecco. Deve stare in tensione, ma non tanto. Poi, insomma, con la pratica vi renderete conto di quanto lo volete teso. Poi che faccio? Questo lo giro qua sotto, questo, vedete, tirerà tutta la struttura della legatura verso a chiudere sul piede. Lo sento ancora un po' troppo lasco, e quindi che faccio? Tiro un altro po', vado dietro il tallone. Il tallone lo voglio non stretto, ma bensì abbastanza giusto, diciamo, perché se lo faccio troppo stretto mi spingerà il piede verso avanti, se invece lo faccio troppo lasco mi farà muovere il piede in questo senso. Quindi una misura giusta, più o meno. Dovete sentirlo che è teso, però non tira, non va a incidere nella pelle, no? Poi passiamo questo, qua ci metto un attimo, vediamo. Gli ho affilato la punta, gli ho fatto un po' con l'accendino, gli ho messo un po'
di punta. Quindi eravamo qua. Questo lo dovete fare solo una volta, che sia chiaro. Non deve essere fatto tutte le volte che indossate i vostri sandali. Quindi metto un po' di tensione dietro, qua ce n'è abbastanza, mi passo un dito, va bene così. E adesso questo, se vedete, lo faccio passare sotto, così. Sempre a tirare tutto quanto il disegno di questa allacciatura, questa legatura serve a far tensionare tutto l'insieme bene aderente al piede. Questo lo passo sopra, ok? Faccio girare sopra, si vedete. Ecco. E l'estremità deve andare verso l'avanti, quindi sopra questa corda, sopra questa sezione, e poi verso l'avanti. Dopodiché faccio passare l'estremità sotto, mi si forma un'asola, quella qua, faccio passare l'estremità. Qua vado a creare una sorta di chiusura. Eccoci. Ora faccio passare sotto qui. Ok. E sotto quello che c'è davanti. Questo mi accompagna tutta la suola verso la pianta del piede, no? Così. Ecco, come vedete adesso li sento un po' troppo sciolti, quindi avrei dovuto tirare un po' di più. Ve lo provo così, casomai poi lo aggiusterò. Giro, vado a questa parte. Qua. Sotto e sotto al primo che abbiamo fatto. Da sotto, vedete? Adesso quello che devo fare, mi tolgo sandalo, ok, perché devo allentare il nodo. Questo qua, lo allento in modo da creare un'asola dove far passare l'estremità, vedete? Qui faccio passare l'estremità, così. Eccoci. E stringo come una specie di nodo scorsoio, qualcosa del genere. Qua ho la mia legatura, eccola qua. Vedete? Quindi quello che farò, ogni volta che devo indossare le mie ciabatte e i miei sandali, sarà uno, vedete? Ecco. Questo lo potete tagliare così com'è, potete aggiustare la tensione,
insomma, poi piano piano imparerete a regolare la legatura secondo i vostri gusti e la vostra comunità. Quindi ci vuole una settimana per abituarsi alla frizione che c'è in questa corda, però veramente sono dei sandali comodissimi e non sono come le hawaiane che servono solo per andare in spiaggia. Con queste si può veramente fare sport, si può andare a correre, si può andare a fare trekking. Io ho fatto il trekking in montagna, anche su percorsi abbastanza impervi e irregolari, in tutta comodità, in tutta sicurezza. Insomma, mi sono trovato veramente bene. E questo è quanto, insomma. Adesso le proverò un po' e poi vi farò sapere, magari anche facendovi vedere in qualche video, come si comportano su vari tipi di terreni.